la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Nei tempi antichi, cioè prima di internet, chi voleva distruggere una persona per sempre, per invidia, competizione professionale o semplice cattiveria, si affidava ad armi come il pettegolezzo, la chiacchiera, la maldicenza, costringendo in alcuni casi le persone a cambiare addirittura città. La reputazione non è mai fine a se stessa, è funzionale a qualche altro tipo di interazione, lo sviluppo di fiducia, la delega e qualsiasi altra interazione o relazione noi vogliamo considerare. Oggi con l'utilizzo del social network e dei motori di ricerca non si può più scappare da nessuna parte, anche nell'ultimo paese africano il nostro passato, quello che gli altri dicono di noi, vero o falso che sia, ci seguirà per sempre. Ognuno di noi lascia in internet dati, tracce che non possono mai più essere cancellate e anche gli altri possono lasciare tracce su di noi. La reputazione di persone e aziende è diventata una vera e propria moneta. Da una parte c'è una tendenza a digitalizzare le certificazioni sempre di più e quindi a facilitare la raccolta di informazioni e la verifica della veridicità delle informazioni stesse. Dall'altro c'è la necessità di acquisire informazioni sul background degli individui con i quali interagiamo per poter conoscere e valutare la loro reputazione. Maria Rosaria Taddeo, filosofa etica presso l'Internet Institute di Oxford, ricerca, individua e propone soluzioni etiche condivisibili, in particolare nel mondo digitale. Per questo è stata scelta come consulente NATO per la cyberwar. La fiducia è il nocciolo duro di moltissime delle relazioni sociali, da quelle personali più intime a quelle professionali di carattere economico, anche ai rapporti di diplomazia internazionale, per esempio. Prima di prendere un passaggio pagato in macchina da uno sconosciuto tramite BlaBlaCar, di sostenere un colloquio di lavoro, scegliere una banca, un avvocato, un medico, un ristorante, cerchiamo su Google e guardiamo le foto su Facebook. I motori di ricerca sono i nemici numero uno perché sono gli autori della cosiddetta ingegneria reputazionale, dove praticamente non si riesce mai ad essere nemmeno lontanamente sicuri che quel soggetto sia veramente quello che dice di essere. Tra le aziende è in corso una vera e propria guerra con falsificazioni operate ad hoc. Un danno reputazionale per una persona o un'azienda può essere catastrofico. Una buona reputazione, al contrario, può aiutare a fatturare miliardi. Nell'Università di Oxford anni fa è nato un dipartimento in cui si studia e si insegna ai capi azienda di tutto il mondo a creare, sostenere e ricostruire una reputazione aziendale. Rupert Younger è il direttore. Il pericolo è che i social media, che avanzano rapidissimamente, prendano il sopravvento sull'azienda o l'individuo. Oggi per un'azienda, come per una persona, controllare la propria reputazione è impossibile. Quello che si può fare è influenzarla. L'opportunità è per contro quella di potersi autopromuovere e articolare con chiarezza e dettagli la tua attività. Anche una grande organizzazione oggi, con un lavoro accurato, può ripulire la propria reputazione. Praticamente la reputazione e diventa un gioco o un business nelle mani di soggetti senza scrupoli che ingannano il prossimo. Edoardo Marotti, avvocato di Napoli, è il fondatore di Mivaluate, una vera e propria banca etica online della reputazione che pone fine alla creazione di reputazioni buone o cattive pompate e sgonfiate ad arte, in altre parole drogate, sovvertendo qualsiasi luogo comune sulla reputazione di napoletani e anglosassoni. È lui ad applicare un metodo scientifico per valutare aziende e professionisti, il contrario di quello che fanno i consulenti, che approfittano dell'assenza di criterio morale delle intelligenze artificiali pagati dalle aziende. Abbiamo deciso di affidare le garanzie a un comitato etico mondiale che è composto da filosofi, esperti di etica internazionali e esperti di diritto. Il codice della reputazione universale è un codice che Mivaluate si è data proprio per regolare i processi di elaborazione della reputazione. È un codice che segue un po' le linee della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Definisce i diritti che devono essere rispettati nel processo di elaborazione e di valutazione della reputazione, quindi il diritto all'onore, il diritto alla memoria. Definisce anche la reputazione come un asset, come qualcosa di valore, quindi qualcosa che deve essere tutelato, ma anche che è importante perché un soggetto possa tutelarsi nell'interazione con terzi. Per dare sicurezza e garanzie e quindi per fare prevenzione verso il prossimo, la collettività. La
Taddeo coordina il Comitato Etico Internazionale. Il soggetto, azienda o persona si iscrive e crea un suo profilo MiValuate. A quel punto 3.000 professionisti di tutto il mondo, che tra 3 anni saranno 12.000, entrano in azione. È tutto online, basta fare l'upload dei documenti, riempire delle maschere e portare i documenti ai consulenti reputazionali MiValuate, che possono essere o avvocati o commercialisti o revisori legali o notai. Il codice definisce anche quelle che sono le regole che MiValuate deve considerare nell'elaborare la reputazione, quindi per esempio considerare il contesto in cui un'azione è stata eseguita, le motivazioni, la reiterazione di un determinato comportamento. Il direttore delle risorse umane o il direttore degli acquisti chiede al fornitore o se per la direzione acquisti o al dipendente, all'aspirante dipendente, se parliamo della direzione risorse umane, di fare un profilo della reputazione. L'algoritmo crea un codice alfanumerico, ad esempio AAA100, che comprende i piani penale, fiscale, civile, il livello di impegno sociale e per gli individui gli studi e la formazione. Sono intervenuti molti ministeri, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso un organismo che si chiama CASGO, Comitato di Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere, che è composto da 5 ministeri: Sviluppo Economico, Giustizia, Interno, Finanze e Infrastrutture e Trasporti. C'è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, c'è l'ex AVCP, ora ANAC, presieduta da Raffaele Cantone. C'è la Criminal Poll, la Direzione Investigativa Antimafia, la Direzione Nazionale Antimafia. Quanto costa? La creazione di un profilo reputazionale è praticamente a costo zero per chi vuole farsi il profilo, perché se è un individuo costa 80 euro IVA inclusa, se è un'azienda ne costa 150, ma il vantaggio è che tutti quelli che poi faranno una interrogazione al sistema, alla banca MiValuate, per conoscere la reputazione di quel soggetto pagheranno un prezzo: 3 euro per una query sintetica, 20 euro per una query dettagliata. Il 15% di questo importo, sine die, vita natural durante, finirà nelle mie tasche, quindi io rientrerò dei miei 80 euro e dei costi dei certificati che sono l'oggetto del profilo reputazionale. Reputazione e verificabilità delle informazioni sono dunque fondanti nella nostra nuova società digitale, nell'infosfera. Anche Google nelle ultime settimane si sta preoccupando di penalizzare i contenuti inattendibili, che potrebbero tra l'altro creare danni reputazionali. Gli esperti di Google stanno adattando gli algoritmi attuali a contare il numero di notizie sbagliate o inattendibili all'interno di ciascuna pagina web. Un algoritmo premierà i siti web che offrono contenuti più affidabili, proponendoli in posizione migliore all'interno dei suoi risultati, nelle ricerche che tutti facciamo. La diffusione di notizie false dovrebbe uscirne limitata.